Bentrovati. Dunque, in primo piano c'è il fermo di quattro persone per traffico internazionale di armi. Armi che, secondo l'indagine della Procura di Napoli, venivano destinate a paesi sottoposti ad embargo come Iran, Libia e Somalia. Si tratta di una famiglia di San Giorgio a Cremano, di cui padre e figlio si erano convertiti all'Islam. Lei invece ha un passato in politica. La quarta persona invece è un libico, che risulta ancora irreperibile. Le intercettazioni rivelano presunti contatti dei due coniugi con i rapinatori degli italiani dell'azienda Bonatti in Libia. Avevano messo in piedi un vero e proprio supermarket della guerra illegale. Una coppia insospettabile di San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, trafficava in armi e le forniva a gruppi di mercenari in Iran, Libia e Somalia, violando l'embargo internazionale in questi e in altri paesi. L'indagine dei PM Maresca e Giordano ha accertato che tre italiani e un libico ancora ricercato avevano introdotto tra il 2011 e il 2015 in quei paesi, sotto sanzioni degli organismi internazionali, elicotteri, fucili d'assalto in missili terra-aria. Mario Di Leva, convertito all'Islam con il nome di Jafar, e Anna Maria Fontana, sua moglie, e uno dei loro figli, indagato, erano anche al centro di un complicato meccanismo di liberazione che solitamente avviene tramite il pagamento di riscatti per cittadini sequestrati in paesi in guerra o la mediazione con altri affari legati a gruppi di miliziani. Nella compravendita illegale di armi sarebbero emerse prove di intermediazioni da parte sia del clan dei Casalesi che della mala del Brenta. Dalle intercettazioni e perquisizioni del GICO, della Guardia di Finanza e del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia ci sono ad esempio conversazioni su WhatsApp dove emergono contatti tra i coniugi di San Giorgio a Cremano e i rapitori dei quattro tecnici italiani della ditta Bonatti sequestrati in Libia nel luglio del 2015. Poco dopo quel rapimento i coniugi trafficanti d'armi parlavano tra loro e scrivevano: sono quelli che sono stati con noi la settimana scorsa, riferendosi agli autori del rapimento che poi si concluse nel marzo 2016 con la morte di due italiani, Fausto Piano e Salvatore Failla, mentre gli altri due rapiti riuscirono a fuggire. Tra i fermati di oggi figura anche Andrea Pardi, amministratore delegato della società italiana Elicotteri, già coinvolto in un'altra inchiesta sul reclutamento di mercenari tra Italia e Somalia e su un traffico d'armi nel paese del Corno d'Africa. Durante le perquisizioni tra Veneto, Lazio e Campania sono stati sequestrati documenti e foto dove la coppia di trafficanti è ritratta anche in compagnia dell'ex premier iraniano, all'epoca paese soggetto a embargo. E in un'altra foto il figlio non convertito porta un anello con le parole del Padre Nostro. A quanto è emerso dalle indagini, i due coniugi, convertiti all'Islam e radicalizzati, avevano aperto conti correnti in mezzo mondo, gestendo un flusso di denaro enorme. Le armi venivano fornite ad un gruppo appartenente all'ISIS. Gli acquirenti erano soprattutto iraniani, ma questi trafficanti, che avevano anche cambiato il loro nome dopo essersi convertiti, non facevano distinzioni. Le armi di provenienza russa le fornivano a chiunque pagasse. Restiamo a Napoli, esattamente nel quartiere Traiano, feudo di un clan di Camorra molto noto in città. Qui intere famiglie confezionavano dosi di droga per rivenderle in bunker sotterranei, blindati e videosorvegliati. Sgominati, i clan Puccinelli e Cutolo avevano il monopolio dello spaccio e il controllo capillare del traffico di droga nei quartieri di tutta l'area occidentale di Napoli, rione Traiano e dintorni. 88 persone sono state raggiunte da misure di custodia cautelare, 73 sono state rinchiuse in carcere, 15 agli arresti domiciliari. Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso. Il sistema capillare era molto simile a quello adottato in tutti questi anni a Scampia. I sottoscala delle palazzine popolari trasformati in bunker, videosorvegliati e blindati per confezionare e conservare le dosi. Un lavoro eseguito da interi nuclei familiari che controllano strade, vicoli, fanno le vedette, scortano, pesano, vendono. Al centro della vasta operazione dei carabinieri il rione Traiano, la roccaforte del clan Puccinelli e le vie limitrofe. Ognuno aveva il proprio compito, c'erano le vedette incappucciate
fiammate armate sopra i tetti che avvisavano con parole in codice l'arrivo delle forze dell'ordine. I pusher che si davano i turni in modo che le piazze di spaccio potessero funzionare 24 ore su 24 e anche gli spacciatori mobili utilizzati per la consegna delle sostanze stupefacenti a domicilio. C'erano i cassieri o i capi piazza addetti alla custodia dei proventi della vendita della droga e i custodi che sovrintendono alla sicurezza dei nascondigli e dei depositi delle dosi. Il giro d'affare calcolato è oltre 1 milione di euro. È stato appurato che ogni gestore della piazza doveva versare 12.000 euro al mese al capo clan. Quindi un'attività importante che non ha ovviamente debellato definitivamente il fenomeno, ma sicuramente una risposta positiva. Diverse le sostanze stupefacenti vendute, dalla cocaina all'hashish e anche alla marijuana e amnesia. Nelle indagini ne sono state sequestrate 3 chili e 135.000 euro in contante, provento dell'attività illecita, oltre a 11 immobili i cui sottoscala erano stati trasformati in bunker dagli spacciatori. Le vie d'accesso a Rione, Traiano, erano presidiate da checkpoint per individuare e indirizzare i clienti alla più vicina piazza di spaccio. Le due organizzazioni criminali si erano anche rese protagoniste di svariati scontri a fuoco pur di mantenere l'egemonia del narcotraffico nell'area flegrea. Oggi è il giorno della sentenza della strage ferroviaria di Viareggio, nella quale il 29 giugno del 2009 morirono 32 persone. I giudici sono in camera di consiglio e la sentenza dovrebbe arrivare tra poco, intorno alle 15. In aula non c'è Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, ora al vertice di Finmeccanica. E sono assenti quasi tutti gli altri imputati, 33 persone fisiche e 9 società. I familiari sono arrivati in corteo alla Fiera di Lucca, dove si è svolto il processo. Sotto la tettoia esterna hanno organizzato un ristoro e disteso striscioni che invocano giustizia. Presenti anche un gruppo di ultra del Viareggio che in ogni stadio, fin dai primi tempi, hanno chiesto la verità su quella strage, ma sono presenti anche i comitati No TAV, No Eternit e i familiari della strage della Moby Prince. Adesso il caso che coinvolge il procuratore di Aosta, Pasquale Longarini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari perché avrebbe aiutato un imprenditore alberghiero sul quale indagava in cambio di favori. Il magistrato è stato sostituto procuratore nell'inchiesta sul delitto di Cogne. Da accusatore in uno dei più eclatanti casi di cronaca degli ultimi 20 anni, il delitto di Cogne, ha indagato agli arresti domiciliari in un'inchiesta sui favori a un imprenditore del formaggio in Val d'Aosta con le ipotesi di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità alla vecchia concussione e di favoreggiamento. È il contrappasso di Pasquale Longarini, il più alto magistrato in carica alla Procura di Aosta, procuratore reggente, negli uffici del Palazzo di Giustizia Valdostano da una vita, 24 anni, con diverse indagini di prestigio nel curriculum, non solo Cogne, anche quella che negli anni 90 coinvolse il potentissimo governatore della Val d'Aosta, Augusto Rollandin, tuttora in carica. È stata la Procura di Milano, competente territorialmente sui reati dei magistrati valdostani, a chiederne la detenzione domiciliare e a portare avanti il fascicolo nella più stretta riservatezza. Oggi a Palazzo di Giustizia la vicenda nei suoi dettagli è ancora coperta dal segreto. Si capisce che Longarini avrebbe aiutato un imprenditore alberghiero su cui lui indagava per reati fiscali a cavarsela nel modo più leggero possibile. In cambio l'albergatore sarebbe stato indotto a firmare un contratto per una fornitura di formaggio e vitto in generale da 70.000 euro l'anno con il caseificio All Food Service, gestito da un amico del magistrato Gerardo Cuomo, origini campane, che ha cominciato con la mozzarella ma ora tratta anche carne e altri prodotti e li vende a hotel, ristoranti e bar in Piemonte, Lombardia e all'estero in Svizzera e Alta Savoia. I vantaggi diretti che ne avrebbe conseguito il procuratore in questo scambio non sono chiari. Si parla di una vacanza pagata in Marocco e si scava alla ricerca di eventuali rapporti d'affari con Cuomo. Longarini è accusato anche di favoreggiamento perché avrebbe fornito notizie all'imprenditore amico su un'altra indagine, stavolta di 'Ndrangheta, che lo coinvolgeva a Torino. I due arrestati verranno sottoposti a interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni.
Ancora l'ennesimo caso di assenteismo sui luoghi di lavoro, questa volta siamo a Viterbo, il caso riguarda l'ospedale Belcolle, ci sono 23 indagati tra medici, infermieri e ausiliari, la pratica era sempre la stessa, si timbrava il cartellino e poi si usciva, oppure si timbrava il cartellino per altri colleghi che facevano altro o magari assistevano ad una recita natalizia. Timbrare e non lavorare è una pratica sempre più diffusa fra i dipendenti pubblici, ma stavolta lo scenario della truffa è un ospedale, il Belcolle di Viterbo. 23 le denunce, una sospensione dal servizio per un'infermiera. Medici ausiliari incastrati, anche in questo caso dalle telecamere posizionate sulla macchinetta dove si timbrano i badge. Una truffa, se possibile, ancora più grave perché compiuta in un luogo di cura pubblico e con un danno allo Stato di notevoli proporzioni. Oltre 1.300.000 euro. I controlli sono risultati più complessi di altri perché i dipendenti ASL possono far rilevare la presenza col cartellino magnetico in più punti dell'ospedale, ma i pedinamenti e i controlli sui tabulati telefonici hanno chiuso il cerchio, consentendo di monitorare tutte le presenze o assenze dal posto di lavoro e i relativi spostamenti proprio nell'orario d'ufficio. Ed eccolo il rituale che si ripete: il dipendente che è in turno timbra per i colleghi che dovrebbero esserlo, ma che invece sono comodamente a casa o distratti da altre incombenze, tutte private. Risultava al lavoro la dipendente che in realtà era andata a fare la spesa o addirittura quella che era andata ad assistere ad una recita di Natale. 1.000 le posizioni esaminate, ricostruite anche le indennità accessorie in aggiunta allo stipendio base degli ultimi 5 anni, ed è emerso che siano state indebitamente percepite sia da medici che da infermieri. Una presunta truffa anche sulle prestazioni a domicilio, fatte risultare e mai eseguite. False attestazioni da parte di 12 indagati che hanno ottenuto compensi per un'assistenza solo virtuale, scritta su carta, mentre in realtà erano completamente assenti dal lavoro. Ci sono adesso le parole del commissario europeo per la migrazione Dimitris Avramopoulos, che è intervenuto in commissione a Montecitorio. L'Italia rafforzi la sua politica dei rimpatri, bisogna dare un segnale ai migranti irregolari che non possono più approfittare del sistema. Allo stesso tempo, ha ribadito Avramopoulos, la Commissione europea continua a chiedere agli Stati membri un maggiore sforzo per l'accoglienza, è necessario un maggiore sforzo di tutti gli Stati per far aumentare il tasso di ricollocazione dall'Italia, ha detto. Il commissario ha poi ricordato che la ricollocazione di migranti richiedenti asilo dall'Italia è accelerato fino ad un ritmo di 1.500 trasferimenti al mese entro aprile. E adesso parliamo di uno dei nostri più grandi problemi, è quello del dissesto idrogeologico che costa ogni anno all'Italia 2,5 miliardi di euro. Eppure ce lo ricordiamo soltanto in occasione di eventi naturali come le alluvioni e i terremoti. Quasi l'intero paese ha invece bisogno di manutenzione e di interventi urgenti. In attesa che la magistratura ricostruisca le responsabilità legate all'intervento urbanistico nella tragedia di Rigopiano, una cosa intanto è certa. Le nevicate record sono effetto di un cambiamento ormai in pieno corso, il cambiamento climatico. Se ne parla tardo, gli esperti lo dicono da tempo, l'Italia è spaccata paradossalmente in due e a rovescio. Il nord fa i conti con la siccità, il centro e il sud se la vedono sempre più con le frequenti bombe d'acqua, le piogge abbondanti e la neve. Marche, Abruzzo, Umbria se ne sono accorte a caro prezzo. Abbiamo sottovalutato quelli che erano tutti nel mondo gli effetti dei cambiamenti climatici. Ne abbiamo parlato per anni come se fosse qualcosa che dovesse arrivare, senza capire che molto probabilmente stavano arrivando in modo più veloce rispetto a quello che avevamo messo in preventivo. Come Rigopiano sono tante le strutture costruite in luoghi a rischio idrogeologico. Secondo i dati del Ministero dell'Ambiente ci sarebbero addirittura 6.250 scuole, 550 ospedali, circa 5.000 aziende, 1.200.000 edifici residenziali e non. Non è possibile stimare il valore della sicurezza, ma il costo del dissesto sì. L'Italia spende ogni anno 2,5 miliardi di euro, soldi pubblici che secondo l'ANBI, l'Associazione dei Consorzi di Bonifica, possono essere spesi prima per la prevenzione. Per questo i consorzi hanno presentato oltre 3.500 progetti per un costo di 8 miliardi di euro. Tutti sono pronti, cantierabili per le opere effettuate. Io credo che
negli ultimi anni il nostro paese abbia vissuto una stagione che deve essere cambiata, che è quella che dal momento del finanziamento alla finitura dell'opera passassero 20 anni. Io credo che il paese abbia bisogno di risposte più veloci e concrete rispetto a quello che è stato. Sono opere di difesa delle sponde, di regolazione del flusso d'acqua, di costruzione di canalizzazioni, di pulizia fiumi. In Umbria, ad esempio, servono 17 milioni e mezzo per la messa in sicurezza idraulica del fiume Nera, un lavoro, quello dei consorsi, in continua evoluzione. L'obiettivo, dunque, è quello di passare dall'emergenza alla prevenzione. Per oggi è tutto, adesso vi lascio a Tagada. Buona giornata, noi ci vediamo domani. Arrivederci.